Abbiamo con noi il segretario nazionale di ANAO Assomed, Pierino Di Silverio. Benvenuto su Play. Buongiorno, buongiorno e grazie. Allora, non so se prendere le fila da quello che ci eravamo detti l'anno scorso, se in realtà ricapitolare da capo tutta la questione. Si parla appunto di carenza di medici, però non generalizzata, non è che non ci siano i medici in generale, non ci sono e sono sempre meno nel sistema sanitario nazionale, quindi c'è un ambito specifico, insomma, in cui molti dei professionisti della sanità si allontanano proprio dal sistema sanitario nazionale, quello che notate? Beh sì, potremmo dire cambiano i volti ma non cambiano i problemi. Quella che viene oggi definita mediaticamente crisi vocazionale altro non è che l'effetto di disinvestimenti che hanno colpito il nostro sistema sanitario nazionale da un decennio, non da qualche mese, che hanno prodotto carenza di personale, carenza infrastrutturale, soprattutto hanno modificato negativamente quel rapporto medico-paziente che prima era di tipo paternalistico, oggi è semplicemente di tipo economicistico. Quindi il paziente riversa sul medico, che è il suo front office, le sue preoccupazioni per dei disservizi che non dipendono dal medico. Quindi il medico e il dirigente sanitario oggi, da vittima, è diventato socialmente anche e contestualmente carnefice. Il risultato è che 7 medici al giorno decidono di andare via dal sistema sanitario nazionale e contestualmente i nuovi medici cominciano a non volerci neanche più entrare, soprattutto, come lei giustamente sottolineava, in alcune branche. Sì, esatto, ed è una cosa che, insomma, problematiche di questo tipo ovviamente ci devono preoccupare a prescindere dal settore, che parliamo di medicina, che parliamo di qualsiasi altro tipo di lavoro, ma è lampante la conseguenza pratica di questo fenomeno nel momento in cui appunto un qualunque paziente cerca di prenotare una visita, un qualsiasi appuntamento in ospedale, e i tempi sono ormai, come dire, infiniti, e molto spesso si è costretti ad andare dal privato, altrimenti non si può ottenere la visita voluta. Quindi insomma è un fenomeno che colpisce davvero, insomma, non soltanto un ordine professionale e anzi insomma un settore professionale più nel complesso, ma insomma davvero tutti quanti. Vede, ha toccato il punto nevralgico. Questa non è una crisi professionale o di categoria, questa è una vera e propria crisi sociale, perché noi siamo soltanto attori e puzzle di un complesso mosaico che è la presa in cura del paziente, che si sta lentamente disgregando. Il paziente di conseguenza non riesce più ad accedere alle cure pubbliche come succedeva 10, 15, 20 anni fa, e inevitabilmente si scaglia contro il medico, additandolo anche come responsabile. Ho sentito soprattutto negli ultimi tempi parlare dei tempi di attesa, delle liste di attesa, addebitando la responsabilità di queste molte volte, alcune volte, anche ai medici che eticamente, secondo alcuni, tenderebbero a shiftare i pazienti dal pubblico al privato. Beh, io direi che questo, oltre ad essere un'accusa ingiusta, non corrisponde neanche a verità. Il paradigma delle liste d'attesa dovrebbe essere invertito. Esiste una lista d'attesa perché non c'è abbastanza personale e non ci sono infrastrutture per assicurare l'erogazione di cure, e quindi le cure rallentano. Il Covid, che ricordiamo ha di fatto bloccato per quasi 2 anni le cure ordinarie, ha esacerbato il problema. Oggi o si investe in posti letto, personale e modello organizzativo, oppure il sistema sanitario muore. E tra l'altro proprio durante il Covid c'era stata la promessa di finanziamenti ulteriori, la costruzione di nuove infrastrutture, una spinta ulteriore, ma quello che emergeva fin dall'inizio è proprio quello di cui stavamo parlando. Sì, bene le strutture se poi arrivano, questo è tutto da vedere, ma se poi sono strutture vuote e all'interno non c'è nessun medico, nessun infermiere, nessun operatore sanitario che ci può lavorare, insomma la difficoltà rimane la stessa. Come sappiamo, questa è una dinamica di lunghissima data, probabilmente possiamo andare indietro di diversi decenni se cominciamo a calcolare, insomma, il momento in cui si è cominciato ad impoverire il sistema sanitario nazionale. Però chiaramente in questo momento il dialogo è con il governo attuale, con le istituzioni attuali, anche magari locali, e quindi volevo chiederle, c'è un confronto, c'è un dialogo, si sta muovendo qualcosa, quantomeno dal punto di vista del confronto? Il confronto c'è. Il dialogo c'è. Il problema è che al momento al dialogo non segue l'azione.
perché seppur il dialogo appare positivo, a distanza di poco tempo notiamo azioni che vanno in segno opposto. Ultima, non in ordine di importanza, è il disegno di legge sull'autonomia differenziata, che fa seguito ad un confronto nel quale si era detto che si sarebbe investito nel sistema sanitario nazionale pubblico, che si sarebbe investito in personale, che si sarebbe investito per salvaguardare quell'articolo 32 della Costituzione che prevede cure gratuite per tutti i cittadini a prescindere dal luogo di nascita, di origine, dal sesso o dall'età. E invece poi ci ritroviamo con un decreto sull'autonomia differenziata bocciato dalla Corte dei Conti, bocciato dall'Europa, bocciato anche dal MEF, ma avallato, ahimè, dalla Conferenza delle Regioni, che francamente ci spiazza. Allora io ritengo che ci voglia chiarezza. Noi vogliamo semplicemente sapere in che direzione intende andare questo governo, perché se la direzione è quella, come ci appare, di una privatizzazione spinta, selvaggia, allora noi continueremo a fare le barricate come abbiamo fatto il 15 con le manifestazioni in tutta Italia, ma arriveremo anche allo sciopero. Se invece la direzione è quella di salvare il sistema sanitario nazionale, come apprendiamo peraltro questa mattina dalle parole del ministro Schillaci, allora agiamo subito, perché il tempo è finito. Chiaro, chiaro. E quindi, parlando appunto di mobilitazione, per il momento non ci sono date, non ci sono appuntamenti, è una possibilità che però appunto dipende da questo confronto, dalle decisioni istituzionali. Beh, noi siamo in mobilitazione, abbiamo iniziato a dicembre scorso, a maggio c'è stata un'altra iniziativa, a giugno ce n'è stata un'altra, contiamo di arrivare a fine settembre organizzando quella che sarà la mobilitazione finale, e se nel frattempo il contratto, che ricordiamo essere già scaduto e sul quale anche lì stiamo ragionando, se questo contratto non dovesse dare i frutti sperati, a quel punto lo sciopero sarà inevitabile. Ecco, arriviamo proprio appunto nel contratto, perché quando si parla di lavoro, anche qui in qualsiasi ambito, un conto è il numero, un conto sono le cifre, un conto è poi anche la qualità del lavoro e tutto quello che ne consegue, e su questo si gioca, no? Il dialogo sul contratto di lavoro, ho un po' paura a fare questa domanda, ma a che punto siamo? Beh, siamo a un punto morto, nel senso che c'è stato un confronto iniziale molto acceso, veloce. Ci sono state, per la verità, alcune risposte. Il vero problema del contratto è che non può essere un contratto al ribasso, soprattutto in questo periodo, e soprattutto perché i soldi che 2 anni fa sono stati messi da parte per il contratto sono davvero pochi. Allora, se questo non può essere un contratto economico, deve diventare un contratto politico. E un contratto politico deve migliorare sensibilmente le condizioni di lavoro. Oggi è intervenuto anche il ministro, per la verità, su uno stallo che si era raggiunto per una incompatibilità tra le richieste delle componenti sindacali e, diciamo così, le visioni che hanno invece le regioni del lavoro del medico e del dirigente sanitario in ospedale. Noi auspichiamo che l'intervento del ministro sia un intervento deciso e che porti a sbloccarlo il contratto, perché un contratto di lavoro è lo strumento principe di ogni lavoratore. Attraverso il contratto il lavoratore deve migliorare le proprie condizioni e trovare un equilibrio in un'azienda che, ricordiamo oggi, non essere come assimilabile ad un'azienda manufatturiera, ma l'azienda della quale parliamo è l'ospedale, un luogo in cui si erogano cure, si salvano le vite umane. E noi come lavoratori all'interno degli ospedali non possiamo continuare a sentirci in gabbia, una gabbia professionale, una gabbia sociale dalla quale peraltro tutti vogliono fuggire. Per chiudere vorrei parlare magari anche di qualche altra istanza, perché chiaramente in ospedale non ci sono solo i medici, l'abbiamo citati en passant, ma i problemi di cui abbiamo parlato credo siano assolutamente sovrapponibili anche per quanto riguarda il comparto infermieristico, per tutti quanti gli operatori sanitari. Da questo punto di vista, insomma, tra sindacati c'è comunicazione, c'è uno sguardo, insomma, qual è la situazione in questo senso? Sono istanze separate o vanno insieme? Ecco. Questo è il problema dell'Italia. In cui esistono 25 sigle sindacali, in cui le sigle sindacali hanno un corporativismo spinto e ognuno pensa alla propria categoria, alcune volte prescindendo dalle altre. Noi siamo in un sistema integrato. Noi auspichiamo come ANAO che in questo momento, in questa congiuntura politica e storica così difficile, ci sia un'unione di intenti. Oggi non è in discussione solo e soltanto il ruolo del medico, dell'infermiere, del dirigente sanitario, che ricordo essere l'eroe silente sia della pandemia che del post-pandemia, di cui nessuno parla,
ma è il momento di parlare del sistema sanitario nazionale. Soltanto con una visione condivisa, unitaria e con un'azione comune possiamo forse salvare quel che resta di un sistema di cure pubblico che dopo 30 anni in cui è stato fiore all'occhiello del nostro paese, oggi sembra essere quasi a capolinea. Eh sì, decisamente, anzi molto spesso online, se si guarda alcuni social frequentati insomma da varie nazionalità, si prende spesso in giro il sistema sanitario statunitense elogiando invece quello dei paesi europei, ma nei fatti mi sembra che ci stiamo avvicinando con, insomma, un passo molto deciso proprio a quel tipo di cultura sanitaria, e forse sarebbe qualcosa da evitare. Le domande sarebbero molte, ma il tempo invece poco. Grazie mille davvero al segretario nazionale di ANAO Assomed, De Pierino Di Silverio, grazie davvero, buona giornata, alla prossima. Grazie a voi, buon lavoro.